Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a questo spazio su Padre Pio TV, la parola a Francesco e ai giovani. E oggi, come potete vedere, ecco, se la camera si allarga, sono circondato davvero da tanti giovani, giovani scout qui del gruppo di San Giovanni Rotondo. E la loro presenza qui oggi è perché hanno riservato per noi una bellissima sorpresa che vogliamo condividere con tutti quanti voi. Anzi, ve l'anticipo proprio, non riesco a tenerle le sorprese. Vi dico subito che nella seconda parte porteranno, proprio avremo qui al centro del nostro studio, una lampada che porta una fiamma viva, una luce che è partita da molto lontano, come la luce di Cristo è partita da più di 2000 anni fa e continua ancora ad illuminare il cuore di tanti uomini e donne, come dicono gli angeli, come canteranno gli angeli proprio la notte di Betlemme, la notte della nascita di Gesù, uomini di buona volontà. Ecco, tutti uomini di buona volontà. E gli scout, voi siete uomini e donne, giovani, ragazzi, ragazze di buona volontà. Avete tanta buona volontà, vero? Ce l'avete, tanta buona volontà? Ecco, intanto voglio insieme con voi ascoltare quello che ci ha detto il Papa oggi nella catechesi del mercoledì, dove sta proseguendo questo itinerario che ci vede proprio nella scoperta di che cosa significa il discernimento. E il gruppo degli scout è importante per questo, perché è importante il discernimento nel cammino, proprio nel processo proprio di maturazione, no, dell'essere scout. Ascoltiamo prima ciò che ci ha detto il Papa in questa giornata e poi magari lo condividiamo insieme, va bene? Continuiamo, già finendo, le catechesi sul discernimento. E chi ha seguito finora queste catechesi potrebbe forse pensare: ma che pratica complicata è discernere? In realtà è la vita ad essere complicata. E se non impariamo a leggerla, complicata com'è, rischiamo di sprecarla portandola avanti con espedienti che finiscono per avvilirci. Nel nostro primo incontro avevamo visto che sempre, ogni giorno, che lo vogliamo o no, compiamo atti di discernimento in quello che mangiamo, leggiamo, sul lavoro, nella relazione, tutto. La vita ci mette sempre di fronte a delle scelte. E se non le compiamo in maniera consapevole, alla fine è la vita a scegliere per noi, portandoci dove non vorremmo. Il discernimento però non si fa da soli. Michele, il discernimento non si fa da soli, intanto non siamo soli e quindi vorrei davvero prima di tutto presentarvi. Tu sei Michele Placentino, il capogruppo, no? Capogruppo di questo gruppo Scout San Giovanni Rotondo della GESCI. Poi abbiamo, ecco, magari presentatevi voi stessi, no? Giacinta, Silvia, Rosmi, Miro, Emanuele, Giuseppe, Gianluca. E Gianluca. Ecco, intanto il Papa ha concluso proprio questo tratto, no, dicendo il cammino non si fa da soli. E poi ha detto anche la vita è complicata. È complicata perché viviamo insieme o è meglio vivere soli? No, perché la vita è complicata, Michele? Allora, la vita è complicata perché è complicata. Ma è complicata perché la rendiamo complicata
Ed è complicata perché è la paura che ce la rende più difficile. La paura del futuro soprattutto è ciò che accompagna i giovani. La paura nel non riuscire e la difficoltà nel trovare un accompagnamento che sia forza nell'andare e la competizione sfrenata che dà sfiducia e la difficoltà di essere fedele ad una progettualità nell'andare e quindi il perdersi per strada perché sono le mode, sono i condizionamenti che ci bloccano, ci fermano in quello che invece deve essere il nostro punto di vista, la focale da perseguire. Quindi io questo punto io vorrei proprio chiedere a uno dei tuoi ragazzi qui, no? Visto che hai parlato di discernimento, no? Quanto è importante? Emanuele, io voglio chiederlo a te. Il discernimento, ecco, in questo cammino che tu fai nel gruppo degli scout, ti sta aiutando nel discernimento a scegliere, no? Beh, innanzitutto devo dire che il cammino scout è di per sé un atto di discernimento. Tutti noi abbiamo fatto una scelta precisa, quella di vivere in comunità, di vivere un cammino di fede, di condividere la strada. E proprio mentre condividiamo la strada ci troviamo di fronte a delle scelte da fare e tutti insieme appunto prendiamo delle decisioni, delle scelte. Questo forse ci alleggerisce anche un po' dalle responsabilità, una scelta comunitaria di gruppo. Quindi praticamente, se ho ben capito, il cammino degli scout ti aiuta ad allenarti a saper scegliere bene, no? Perché tante volte è anche giusto magari anche scegliere qualcosa di sbagliato, perché sbagliato. Come si dice, sbagliando si impara, perché anche l'errore ti aiuta poi a capire dove abbiamo sbagliato e semmai in futuro a non ricommettere più lo stesso errore. Ok, proseguiamo anche con l'ascolto di quello che dice il Papa. Però prima di fare questo, magari Giacinta, il discernimento, ha detto prima il Papa, non si fa da soli, ma si fa comunitariamente. Quindi io so che tu sei anche una catechista, oltre ad essere diciamo impegnata nel gruppo scout. Quindi sai benissimo cosa significa l'esperienza comunitaria, la parola comunità. Sì. Sì, certo, la parola comunità è lo stare insieme. Noi spesso facciamo delle uscite anche tra adulti, cari adulti, non con i ragazzi, e queste uscite non sono altro che verifiche che noi facciamo sul nostro cammino. Cammino sia che riguarda i ragazzi che abbiamo progettato per i ragazzi, ma anche il nostro cammino, perché tutti siamo in cammino e quindi abbiamo sempre bisogno di verificare se stiamo camminando bene. Allora proseguiamo con l'ascolto di quello che ci ha detto il Papa. Lui a un certo punto accenna proprio ad una voce tra tante che bisogna ascoltare, naturalmente la voce di Dio, è una voce che però parla nel silenzio, una voce discreta. Il Papa ha usato questa parola, è una voce umile. Ascoltiamo. La Bibbia ci avverte che la voce di Dio risuona nella calma, nella tensione, nel silenzio. Pensiamo all'esperienza del profeta Elia. Il Signore le parla non nel vento che spacca le pietre, non nel fuoco, non nel terremoto, ma gli parla in una brezza leggera. È un'immagine molto bella che ci fa capire come parla Dio, no? La voce di Dio non si impone, la voce di Dio è discreta, rispettuosa. Io mi permetterei di dire la voce di Dio è umile e proprio per questo è pacificante. E solo nella pace possiamo entrare nel profondo di noi stessi e riconoscere i desideri autentici che il Signore ha messo nel nostro cuore. E tante volte non è facile entrare in quella pace del cuore perché siamo indaffarati di questo, di là, tutta la giornata. Ma per favore, calmati un po'. Entra in te stesso, in te stessa.
due minuti fermati e guarda cosa sente il tuo cuore. Ma facciamo questo, fratelli e sorelle, ci aiuterà tanto, perché in quel momento di calma subito la voce di Dio che ti dice: ma guarda, guarda con questo, ma buono questo che stai facendo. Ma lasciamo nella calma che venga subito la voce di Dio, ci aspetta per questo. Silvia, e il Papa ti aspetta, si aspetta anche da te una risposta, no? Ecco, per voi scout è importante anche il contatto con la natura, e nel contatto con la natura si ritrova, si riesce di nuovo a ridistinguere la sua voce, la voce di Dio. Una tua esperienza, non so, perché è importante per voi scout proprio il contatto con la natura? Perché quando sei a contatto con la natura tu sei immerso e sei travolto dalla bellezza della natura, ma soprattutto tu sei una creatura tra le creature di Dio. E quindi quando noi camminiamo e facciamo esperienza di strada, oppure facciamo magari momenti di riflessioni su una radura, oppure vicino a un ruscello, cioè senti proprio dentro di te che c'è qualcosa che ti sta parlando. Non è più il frastuono di tutti i giorni, della città, del lavoro, che ti fa confondere, ma è un silenzio che ti riempie, qualcosa che è un silenzio, ma che tutto sommato è un silenzio che parla e veramente ci dice tantissime cose. E quando ritorni a casa da un'esperienza del genere, quando tu hai fatto questo cammino, questa strada insieme con i ragazzi o con altri adulti, ritorni a casa pieno, non lo sai perché sei così pieno, ma ti rendi conto di essere, eri forse un vaso vuoto e poi ritorni a casa e questo vaso è diventato pieno e vorresti raccontarlo a tutti. A volte la cosa un po', no, brutta, però insomma che tu vorresti raccontare questa tua pienezza ai tuoi familiari, no, per condividerla. E a volte ti comprendo, ma a volte non comprendono per quale motivo il fatto di aver sentito il ruscello, il rumore delle foglie ti abbia fatto tutta questa emozione, tutta questa... Quindi, insomma, è bellissimo riuscire a sentire la voce di Dio, è veramente immersi nella natura, è il momento in cui il Signore ci parla e noi siamo pronti ad ascoltarlo. E anche la strada ci aiuta tantissimo, anche quando abbiamo fatto insieme il pellegrinaggio da Monte Sant'Angelo a San Giovanni, cioè la pienezza della strada, il fatto di confrontarsi, di gioire, di sforzarsi, di faticare anche con gli altri, tornando a casa ci ha fatto capire che il Signore era con noi, insomma, quindi ci parla forte anche nel silenzio. Continuiamo questa nostra chiacchierata dopo la pubblicità. Ecco, mi alzo in piedi perché c'è Rosmì che porta la luce di Betlemme. Ecco, questa fiamma che è arrivata, spiegatemi un attimo, Michele, è arrivata sabato scorso, no? Sì. Tramite un treno che è partito da molto lontano. È un'iniziativa questa partita proprio dagli scout austriaci, no? Di Linz. È un'iniziativa che nasce nell'86 in Austria ad opera della TV e viene adottata nello stesso anno dagli scout austriaci, ma approda all'inizio in Italia soltanto nell'Alto Adige da parte degli scout di lingua tedesca, e soltanto nel 96 comincia a diffondersi nelle regioni italiane. Da noi è arrivata la prima volta nel 97 e da allora ogni anno noi la preleviamo e la portiamo nei nostri gruppi, nelle nostre parrocchie, scendete nei luoghi. Scendete giù a Foggia, andiamo nella stazione. Nella stazione c'è una un'organizzazione adatta, quindi c'è uno staff, una staffetta che sta in un vagone, esce dal vagone e noi tutti siamo sul marciapiedi con tutti, dai bambini più piccoli fino ai capi. Con le lanterne, con e le si prende lanterne, questa luce e la si porta in casa. Poi andiamo in una chiesa, andiamo nella parrocchia di Gesù e Maria e lì facciamo una veglia tutti assieme.
Bellissimo. E poi torniamo alle nostre case. Bellissimo. E noi l'indomani l'abbiamo portata nella nostra parrocchia. E oggi l'avete portata qui in mezzo. E oggi l'abbiamo portata a voi. Grazie per condividere con tutti coloro che ci stanno ascoltando. E Gianluca, questa luce quest'anno forse ha un significato un po' particolare, no? Avvicina il microfono. Sì, quest'anno sappiamo che è stato un anno particolare perché comunque rispetto ai 2 anni di pandemia che abbiamo vissuto siamo riusciti ad andare tutto il gruppo a Foggia a prendere questa luce che è simbolo di speranza e che rappresenta tutte quelle popolazioni come ad esempio l'Ucraina che è imbattuta in questa guerra che noi viviamo in maniera diretta e indiretta. E poi comunque un simbolo di speranza per tutti gli ammalati e per la pandemia che abbiamo vissuto. Quindi per tutti questi motivi rappresenta una speranza e una rinascita per tutta la popolazione scout e italiana. Porterete anche questa luce nelle case degli ammalati, no? Degli anziani? Avete previsto anche una cosa del genere, no? Anche nel territorio della parrocchia. Intanto vediamo un po' il servizio proprio su questa esperienza, ecco, l'arrivo di questa luce proprio con il treno nella stazione di Foggia. La luce di Betlemme è un lume che viene acceso dalla lampada collocata nella grotta di Betlemme. La tradizione indica che qui è nato Gesù. Ad inizio dicembre viene accesa una lanterna con la fiamma custodita nella grotta e tradizionalmente trasportata da un bambino. Raggiunge la città di Linz, in Austria. Da lì comincia una staffetta ferroviaria, costruita principalmente da scout, i quali portano la luce in tutta Europa. Se a casa ci sono dei bambini, ditegli che è importante che loro veglino sulla fiamma della luce, affinché resti sempre accesa, che cambino il lumino prima che sia totalmente consumato. Quando arriva Gesù bambino, vorrebbe trovarla accesa, per potersi scaldare con il calore del cuore di chi la porta dentro. Accogli la luce di Gesù, è il messaggio di questa lampada accesa, ecco, e da quando l'abbiamo accolta in mezzo a noi davvero sentiamo anche la presenza di Gesù in mezzo a noi, perché sappiamo che dietro questa luce ci sono delle storie, dei sacrifici, c'è una forza di volontà, c'è anche un sogno di questi giovani che è partito un po' di anni fa, no? Di questi giovani austriaci e oggi vi coinvolge tutti quanti voi. Però io credo che anche voi qui a San Giovanni Rotondo siete una luce per tutta la comunità cristiana e non. Quando si è accesa questa luce? Parlo proprio di questo gruppo, no? Degli scout. Magari chiedo alla regia di mandare un po' delle immagini che ripropongono un po' la storia anche di questo gruppo. Parlo proprio del loop, no? delle immagini che ritraggono, ecco, alcune foto della promessa, poi altre immagini in cui si ricorda il momento in cui fu posizionata sul Monte Calvo la Madonnina, oggi meta anche di tanti pellegrinaggi, di cammini a piedi. Michele, ci puoi raccontare un po' come è nato questo gruppo scout qui a San Giovanni? Sì, abbiamo un cimelio
Ah no, non ce l'hai. Sì, ce l'ho. Un Cimelio che ci racconta i primi tempi. Il gruppo ha cominciato a muovere i suoi passi il 5 ottobre del 1963 attraverso un cammino di preparazione che ha avuto il suo culmine il 1 di maggio del 1964 con la prima promessa del reparto degli esploratori di allora. Quindi parliamo del 1963. Sì. Quindi era Padre Pio vivente. Era Padre Pio vivente. E in questa storia è implicata anche la figura di Padre Pio, in quanto proprio quel giorno, il primo maggio del 64, il primo capo, il professor Elio Risso di Cuneo, che fu chiamato in causa per essere da guida a questi primi ragazzi, portò il gruppo degli scout da Padre Pio, che li incontrò, li benedisse e fu incuriosito dalle uniformi e soprattutto dai pantaloncini corti. Questo fu cosa causa di un attimo di difficoltà, perché il professore andò in sacrestia e poi accompagnato da un frate per preparare questa visita vide i ragazzi e dice: ma il Padre Pio non può riceverli così. E lui insistette nel tornare indietro a spiegare il perché e Padre Pio invece non si spaventò più di tanto, ma incuriosito chiese del perché e del significato della divisa e di cosa fosse questa nuova associazione che faceva ingresso. In realtà rinasceva perché l'esperienza dello scautismo a San Giovanni è incominciata nel 47. Poi c'è stato uno stacco e quindi il nostro gruppo è stato un attimo di ripresa successivo. Avete la benedizione di Padre Pio? Eh sì, abbiamo la benedizione di Padre Pio anche. E questa è una garanzia che questo gruppo davvero troverà sempre nuove forze per crescere, fortificarsi e rinascere. Silvia, tu vieni dalle Marche, però la tua passione per lo scautismo ti porta a stare qua. Tu hai sposato un uomo di San Giovanni Rotondo e quindi sei qui. Sì, ma la tua passione per lo scautismo quando è nasce? È nato a Macerata, nella mia città natale, perché eravamo un gruppo parrocchiale. Abbiamo conosciuto un capo scout del gruppo Macerata 2 che ci ha proposto questo nuovo percorso. Io avevo 16 anni, seguivo sempre mio fratello, che era tre anni più grande di me, e quindi lui ha intrapreso questo cammino, io l'ho seguito e poi ho continuato a Macerata. Poi l'università mi ha portato a Perugia, ho seguito quindi questo percorso a Perugia, nel Perugia 4. E poi c'è stata una pausa per il discorso familiare, poi quando Riccardo, mio figlio, è rientrato, quindi è entrato come lupetto, c'è stato un certo capo di nome Michele che quando ha fatto la promessa a Riccardo gli ha detto: tu sei sarai un futuro lupetto, sei quindi un bambino molto coraggioso, però ci sono delle persone adulte che invece non hanno il tuo stesso coraggio. E ha guardato verso di me, verso Raffaele, mio marito, perché anche lui è scout. E allora da quella volta abbiamo pensato che forse dovevamo dare anche noi di nuovo una mano nel gruppo. E quindi la nostra avventura scout continua ancora, insomma. Bellissimo, bellissimo, grazie, grazie ancora. Io manderei adesso una sorpresa, c'è Don Salvatore De Pascale che vuole farvi degli auguri, vediamo il servizio. Carissimi, sono Don Salvatore De Pascale, l'assistente regionale del Masci. Ho letto nei giorni scorsi che a Kharkiv è stata portata da parte proprio degli adulti scout la luce, la lampada della pace di Betlemme. In fila tante persone con una piccola candelina in tasca per raccogliere questo barlume di speranza e portarlo alle proprie abitazioni, bombardate al buio senza elettricità.
Io credo che mai come quest'anno la luce della pace di Betlemme abbia un significato speciale per tanti luoghi che sono al buio. Allora, l'augurio che vorrei fare a voi, carissimi adulti scout, è proprio questo. Perché maledire il buio se possiamo accendere una piccola lanterna? Spegniamo noi che abbiamo la fortuna di stare in un paese in pace, spegniamo le tante luci artificiali, tanti fuochi d'artificio, cerchiamo di essere più sobri, meno spreconi, come ci ha detto Papa Francesco, e viviamo questo Natale nella semplicità, pensando a coloro che non hanno la fortuna che abbiamo noi. Accendiamo una lampada della pace in più e ridimensioniamo le nostre pretese, le nostre vanità, il nostro consumismo. Auguri di cuore a un santo Natale. C'è un'espressione molto bella che oggi Papa Francesco ha detto, e credo l'abbia detta proprio a voi giovani. Ha detto che ogni volta che noi leggiamo la parola di Dio, anche una sola frase, una parola semplicemente, è come se fossero dei telegrammi, dei messaggi di Dio per noi. Ascoltiamo il messaggio del Papa e poi lo commentiamo insieme. Di vivere, leggere la Bibbia, leggere il pezzo, uno o due pezzetti della Bibbia, sono come piccole telegrammi di Dio che arrivano subito al cuore. Questo rapporto affettivo con la Bibbia, con la scrittura, col Vangelo, ci porta a vivere una relazione affettiva con il Signore Gesù, non aver paura di questo. Il cuore parli al cuore. E questo è un altro aiuto indispensabile e non scontato. Molte volte possiamo avere un'idea distorta di Dio considerandolo come un giudice arcigno, un giudice severo, pronto a coglierci in fallo e con la corda per darci, no? Gesù, al contrario, ci rivela un Dio pieno di compassione, di tenerezza, pronto a sacrificare se stesso, pur di venirci incontro, proprio come il padre della parabola del figlio prodigo. Commentavamo proprio questo, no, Rosmi? È la domanda che io voglio fare a te. Ecco, tu come ragazza che vive l'esperienza degli scout hai un rapporto particolare anche con la parola di Dio. Io ti chiedo, c'è una parola di tutta la Sacra Scrittura, no, del Vangelo in modo particolare, c'è una parabola, una parola che ti piace di più, nella quale senti Dio più vicino, come tu davvero lo vorresti, no? Sì, più che una parola è una parabola, che è quella del buon samaritano, anche perché facendo parte di un gruppo scout comunque cattolico, io mi rivedo un po' nel buon samaritano che aiuta il prossimo che è tralasciato da tutti, messo in disparte. Noi appunto da scout dobbiamo compiere la nostra bia, la nostra buona azione per appunto aiutare il prossimo e prestare il nostro servizio. E quindi diciamo in quel buon samaritano riesci a vedere come è Dio, no? Sì, io appunto mi rivedo perché mi è stato insegnato da quando sono entrata nei Lupetti che devo sempre aiutare chi è in difficoltà e quindi sono abituata a farlo tutti i giorni, anche nella società. E quindi desidereresti anche tu essere come quel buon samaritano, quindi il tuo servizio, il tuo essere scout parte proprio da quella parola. Poi, sai, il Papa oggi ha anche accennato ad un aspetto che forse di Dio non tanto ci piace, il crocifisso, e ha detto che tutti i santi sono partiti proprio da questo sguardo con il crocifisso, accettare un Dio che è debole, un Dio che è fragile, e, un Dio appunto che in questo tempo del Natale noi lo vediamo farsi bambino. Ascoltiamo quello che dice il Papa. Chi rimane di fronte al crocifisso avverte una pace nuova, impara a non avere paura di Dio,
perché Gesù sulla croce non fa paura a nessuno, è l'immagine dell'impotenza totale, è insieme dell'amore più pieno capace di affrontare ogni prova per noi. La parola di Dio ti apre tutte le porte, perché Lui è la porta, il Signore. Prendiamo il Vangelo, prendiamo la Bibbia in mano. 5 minuti al giorno, non di più. Portate un Vangelo tascabile con voi, nella borsa. Quando sarete in viaggio, prendete un po', leggete durante la giornata un pezzettino. Lasciare che la parola di Dio si avvicini al cuore. Stavo appunto facendo proprio una predica a questi ragazzi. Stavo dicendo, tutti i giorni dovete portare, ecco, in tasca un piccolo Vangelo tascabile, come ci ha detto il Papa. Miro, io a te vorrei chiedere questo. Il Papa ha detto, non abbiate paura di Dio. A te Dio fa paura? Beh, magari prima da piccolo, almeno la concezione, no, che sia di Dio, di questo essere sovrumano, lontano, che insomma un po' sembra irraggiungibile, però ecco, nel tempo magari crescendo si capisce che in realtà non è nulla di astratto, ma è vicino, e quindi voglio dire, è vicino a noi e spesso ci suggerisce, ci rende lui si rende partecipe anche della nostra vita, quindi dobbiamo solamente imparare, come diceva prima appunto il Papa, ad ascoltarlo. E magari il metodo più efficace è appunto leggere la parola stessa di Dio. E quando tu ti metti in ascolto di Dio, ecco, quando ti sei messo qualche volta in ascolto di Lui, immagino spesso, no, come scout, sì, anche sì, quando sei immerso nella natura, puoi condividere con noi magari una parola che magari Lui ti ha suggerito? Beh, diciamo che i momenti non mancano nello scoutismo, dei diciamo, momenti di contatto, no? Che alla fine però sono di contatto con Dio mentre di separazione con il resto. È uno di questi momenti, sicuramente il cosiddetto hike, che è appunto è un momento di estrema solitudine, un passaggio fondamentale, no, nel percorso scout. Una sorta di iniziazione, no? Sì, la vita è un passaggio, no, che si fa esattamente proprio per simboleggiare appunto questo passaggio da bambino a quasi adulto. E una parola che mi viene in mente adesso è responsabilità, perché appunto in quel momento da solo, con la natura e sicuramente con Dio, diciamo così, si cresce responsabilizzandosi. Poi il Papa ha parlato anche soprattutto della croce, no? Il momento della morte, e ha detto non dobbiamo aver paura di un Dio che è capace di morire per noi, di donare la sua vita per noi. Questo ci richiama molto il sacrificio, anche nell'ambito dello scautismo il sacrificio, il valore del sacrificio è molto forte. Certo, certo, il motto della nostra branca, dei rover e delle scolte è servire, quindi richiama molto al sacrificio, tra virgolette, appunto di Gesù sulla croce. Servire, cioè mettersi a disposizione della persona che sta avanti, sta a fianco oppure sta dietro di noi, quindi la nostra missione sia nella nostra branca, dove il motto è appunto servire, ma anche nelle branche, voglio dire, nelle altre branche, è sempre di mettersi a disposizione degli altri. E nello stesso saluto scout c'è sempre il grande che aiuta il piccolo. Ah, ecco, questo va spiegato. Sì, va spiegato. Sì, sì. Appunto il nostro saluto è così, e c'è il grande che appunto accompagna il piccolo. Il piccolo. Ecco qua. Giuseppe, passategli un microfono a Giuseppe. Giuseppe, sì. Quando prepari il tuo zaino, c'è uno spazio nel tuo zaino per la parola di Dio? Sì, ogni volta che facciamo un'uscita ci mettiamo sempre la piccola Bibbia in tasca, la Bibbia tascabile, e la usiamo in ogni momento di preghiera per leggere e commentare il Vangelo. E per conto tuo, ecco, c'è una parola che ti ha, magari più di tutte le altre, ti ha toccato il cuore? Una parola, magari se ce la puoi condividere. Qual è una delle parole magari della Bibbia, del Vangelo che più ti piacciono? O se c'è un racconto, una parabola? Ci pensiamo. Gianluca, invece tu, c'è? Gianluca, c'è per te una parola che magari più delle altre ti tocca? Sì, per me c'è una parola in particolare che è ascoltare.
Infatti una cosa che dovremmo imparare un po' tutti a fare è ascoltare, perché molto spesso passa inosservata questa parola e questa azione, ma non è affatto scontata. Ascoltare. E ascoltiamo, continuiamo ad ascoltare la parola del Papa, che ci parla ora proprio dell'amicizia, avere una relazione con Dio. Ascoltiamolo. È molto bello pensare alla vita con il Signore come una relazione di amicizia che cresce giorno dopo giorno. L'amicizia con Dio, avete pensato a questo? Ma è la strada. Pensiamo a Dio ci dà, ma Dio non ci dà tanto, no? Dio ci ama, ci vuole amici. L'amicizia con Dio ha la capacità di cambiarti il cuore. È uno dei grandi doni dello Spirito Santo, cioè la pietà, che ci rende capaci di riconoscere la paternità di Dio. Abbiamo un padre tenero, un padre affettuoso, un padre che ci ama, che ci ha amato da sempre. Quando se ne fa esperienza, il cuore si scioglie e cadono i dubbi, paure, sensazioni di dignità. Nulla può opporsi a questo amore dell'incontro col Signore. E questo ci ricorda un altro grande aiuto, il dono dello Spirito Santo. Il dono dello Spirito Santo, che è il dono che noi sperimentiamo soprattutto nell'amicizia. Silvia, due parole proprio, il valore dell'amicizia proprio nel mondo scout. Allora, è fondamentale. Baden-Powell, il nostro fondatore, ci parlava della fratellanza, quindi è stato lui che ha iniziato questi incontri, raduni internazionali, dove appunto era un'occasione per incontrarsi tra giovani. E lui diceva una cosa bellissima, che se c'è amicizia tra i giovani, allora non ci saranno più le guerre, perché si conoscono, le persone sanno chi è l'altro, non hanno diffidenza e solo così possiamo raggiungere la vera pace, la pace tra i popoli. E faceva anche una similitudine, diceva che siamo come dei mattoni, se questo mattone, uno di questi mattoni va a cadere, il muro crolla definitivamente, quindi la fratellanza tra scout è fondamentale, perché potrebbe in un futuro, speriamo, insomma, contribuire a una pace universale. Insomma. E allora ci auguriamo davvero che anche questa luce che oggi ci avete portato proprio nel nostro studio possa essere il segno non solo dell'amicizia di Dio con noi uomini, ma anche il segno proprio della nostra amicizia, che possa abbattere questi muri. Diamo lo spazio alla pubblicità e ci ritroviamo subito dopo. Lascio la cartellina, abbiamo soltanto un minuto per dirci auguri, ecco, gli auguri più belli, ragazzi, per questo Natale. E insieme con voi, ecco, vorrei magari, ecco, uno di voi che possa fare l'augurio ai nostri cari telespettatori. Ecco, Silvia, magari un augurio proprio, ecco, che ti nasce dal cuore, proprio una parola veloce. Auguriamo a tutti una pace piena e sincera, e un Natale ricco di cose belle, ma che non siano cose esteriori, ma che sia pieno di gioia nelle famiglie. Ecco, auguriamo a tutti tanta gioia. Questa essenzialità che ci ha davvero invitato il Papa a vivere per questo Natale, soprattutto in questo momento in cui la guerra è proprio dietro la porta di casa nostra. Michele, grazie di cuore per aver portato anche la tua testimonianza della benedizione di Padre Pio su questo gruppo, e spero, ecco, di avervi anche in altre puntate con noi. A tutti quanti voi, cari telespettatori, io faccio gli auguri ancora più belli e vi lascio nelle mani e nel cuore di questo giovane atleta, Dario Reda, che commenta per voi proprio il Vangelo della domenica prossima, che è la domenica del Santo Natale. Ancora a tutti quanti voi, buon Natale. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao ragazzi, è Natale.
ancora una volta Natale. Nonostante tutto è Natale. Nonostante gli amori finiti, le relazioni faticose, i freni alla vita, le crepe nella quotidianità, i malumori, le depressioni, i pensieri negativi, nonostante tutto, nonostante noi, nonostante me, è Natale. Nonostante tutto, il Signore oggi viene. Sì, il Signore oggi viene. Anche per te che fai fatica a cercarlo, anche per te che ti chiedi ma dove sei in questo momento, che mi sento più solo degli altri giorni. Il Signore oggi ti dice aspettami lì, sono io che vengo incontro a te, stai fermo lì, oggi io vengo nella tua vita, proprio oggi. Ai pastori si è fatto trovare in una mangiatoia, sarebbe stato strano se si fosse fatto trovare al palazzo, in una sinagoga, nel tempio, in un posto lontano dalla quotidianità dei pastori. Nella mia di vita il Signore si è fatto trovare in una partita di calcio della mia squadra con il mio calciatore preferito. Oggi il Signore viene nella tua vita, nella tua quotidianità, nelle tue cose, proprio lì. Cercalo. È vero, è Natale. Nonostante tutto è Natale. Ma la domanda da farmi oggi è Natale nella mia vita? Il Signore oggi nasce, ma oggi il Signore nasce dentro di me. Il Signore viene, ma io lo accolgo. Penso ad una delle letture che si sentirà in questi giorni, al primo capitolo del Vangelo di Giovanni. La luce venne, ma le tenebre non l'hanno accolta. È questo il Natale. Venne la luce nel mondo, nasce per noi oggi Gesù, il Salvatore, ma noi lo accogliamo. Per me oggi è Natale, il Signore oggi nasce nella mia vita. È molto rassicurante però l'altra versione. La luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno vinta. Nonostante tutto, nonostante Dario, è comunque ancora una volta Natale. Che pace. Il rischio alla fine è sempre lo stesso, di festeggiare senza il festeggiato, di avere un pacco regalo bellissimo senza un contenuto. Ogni volta il Natale, se vissuto in intimità, è uno scandalo da accogliere. Vorrei chiederti, e insieme a te me lo chiedo anch'io, oggi accolgo questo scandalo di un Dio che si è fatto carne. Te lo ripeto, un Dio che si è fatto carne. È scandaloso. Lo accogli? Tanti di noi, anche se non lo ammettono, sarebbero felici di un Dio distante, di un Dio che non chiede di prenderlo in braccio, di un Dio che da bambino chiede, non dà. Bello, un Dio che non si scomoda, distante. Tu rimani lì, io sto qui, ognuno fa le sue cose. Quando ce n'è bisogno ti chiedo aiuto e se non va bene me la prendo con te. Oggi Dio si fa carne. È scandaloso. Ti va bene. Lo accogli. È questo il Natale. Un gradino, anche solo uno. In meno di questo, lascia stare. Ogni anno in questo periodo c'è una parte di me, di Dario, che prova fastidio. Vedo tanti presepi fatti davvero bene, minuziosamente. Nella cura di ogni dettaglio si vede quanto amore si è messo. Però poi noto come in questa cura ci sono persone, dei personaggi del presepe che magari sono indaffarati nel fare il pane, qualcun altro nel pascolare il gregge, qualcun altro nel lavare i panni lungo il torrente, qualcun altro nell'accendere il fuoco, qualcun altro nel tessere la lana, eccetera, eccetera. E in tutto questo il Signore nasce. Penso che oggi sia la stessa cosa. Ognuno è indaffarato a fare le proprie cose, a comprare i regali, a pensare a chi invitare al pranzo o alla cena di Natale, a che musichetta mettere perché è più bello così, a Babbo Natale o non Babbo Natale, eccetera, eccetera. Ognuno è indaffarato a fare le sue cose e in tutto questo, nonostante
tutto questo il Signore nasce. Eh sì, nasce nella mia totale indifferenza, ma nasce. La mia indifferenza è una mancata accoglienza, però. Siamo come quei personaggi del presepe. Io sono come quel fornaio che mentre il Signore nasce pensa a sfornare il pane. Penso, in cuor mio, che sia superfluo augurarsi buon Natale. È ovvio che il Signore che viene per me è una buona notizia. Può non essere buona se io scelgo di non accoglierlo, se scelgo, come i personaggi del presepe, di girarmi dall'altra parte, di essere indaffarato nel fare le mie cose, di preoccuparmi dei regali, ma di dimenticarmi del festeggiato. Invece che buon Natale, vorrei augurarti di cuore buona accoglienza di questo scandalo meraviglioso che è il Natale. Buona accoglienza di questo scandalo devastante, disarmante, di un Dio che mi chiede di prenderlo in braccio. Accogli questo scandalo che è il Natale.